attore messicano di nome Jorge Conejo ha inserito nel suo curriculum online, proprio sul suo sito, quindi niente di manipolabile, il riferimento alla sua partecipazione alla realizzazione di Grand Theft Auto 6 come il messicano. E tra l'altro c'è scritto Featured, che per chi non lo sapesse, questo ruolo si riferisce ad un personaggio secondario in questo caso. Lui ha svolto molti ruoli per personaggi messicani all'interno di film, quindi nel suo paese è abbastanza conosciuto, e non credo proprio che andrebbe quindi a raccontare fesserie. Come riportato, quindi, avrebbe effettivamente lavorato con Rockstar Games. Come data di riferimento c'è scritto anche 2018. Un qualcosa di più insolito è che però è stato inserito nella sezione film, ma andiamo avanti. Se andremo sul suo profilo Instagram ufficiale di base potremo notare che lui è residente a Miami e se andremo a scorrere sul suo profilo, oltre a vedere foto della vita con la sua bella famiglia, vedremo una foto del 2014 abbastanza sospetta. Andiamo a vederla. Come potete vedere lui è in tuta motion capture, ossia una tuta per catturare i movimenti sia se parliamo di videogiochi sia se parliamo di film. Guardiamo ora la descrizione. Wish I could say hashtag but the studio won't let me, ossia nella nostra lingua vorrei poter dire, quindi vorrei poter dire di cosa si tratta, e l'hashtag significa ma lo studio non me lo permette. Quest'ultima frase non vi ricorda la stessa Rockstar Games e le sue politiche contrattuali, considerando anche che nel suo curriculum c'è scritto di aver lavorato proprio per quest'ultima a GTA 6? Tra l'altro sono passati abbastanza anni e ancora non sappiamo di cosa tratti questo progetto a cui ha lavorato che ha fatto intendere nella foto. Noi ora sappiamo che una delle città principali di GTA 6, se ne è parlato tanto negli ultimi anni, sarà proprio Vice City e che la trama, come appunto GTA Vice City e Vice City Stories, essendo basata una parte su questa città e su degli anni specifici, probabilmente dagli anni 70 fino ai giorni nostri, sarà rivolta anche verso il tema della droga. Ora vi chiedo, è una casualità che questo attore abiti a Miami ed è di origini messicane? Vedendo anche riferimenti al Sud America del prossimo capitolo? Tuttavia non è che solo adesso questa cosa è spuntata fuori. Anche nel 2019 qualche utente gli aveva chiesto se effettivamente il tutto era vero e la sua risposta è stata che non poteva negare né affermare tutto ciò, ma comunque il messaggio dell'utente lo aveva letto. Tra l'altro aveva messo anche la faccina con l'occhiolino. Questa cosa non vi fa pensare un minimo? Ovviamente nei giorni precedenti i fan della saga si sono rivolti di nuovo a lui col ritorno di questa news e lui ha risposto in questo modo. Cari amici, mentre leggo tutti i vostri messaggi tenete presente che a causa delle clausole contrattuali a volte non riesco a commentare determinati progetti. Per favore non sentitevi ignorati o invisibili. Apprezzo e valorizzo ognuno di voi. Ancora non vi dice nulla? Vedete comunque ragazzi che di per sé è stato molto gentile ad aver risposto in questo modo e sicuramente anche noi lo apprezziamo. Alla fine del messaggio troviamo anche l'emoji del cuore e della mano che fa il simbolo della vittoria. Alcuni di voi mi hanno detto che quell'emoji potrebbe essere effettivamente un indizio al numero romano 5, ossia la V, che troveremo con il prossimo Grand Theft Auto, ossia il primo numero V e il secondo la I, che forma appunto il numero 6, o anche di una delle città in cui il gioco sarà ambientato, ossia Vice City, che come prima lettera e seconda ha proprio la V. Ma comunque questo discorso lasciamolo da parte, perché per alcuni potrebbe essere effettivamente esagerato. In generale, un qualcosa del genere lo abbiamo visto anche anni e anni fa con l'attore Roger Clark, che interpreta nel recente e meraviglioso capitolo Rockstar in salsa western il protagonista Arthur Morgan. Addirittura mesi e mesi prima che uscì il gioco ci fece anche un video sopra, che poi era una notizia ancora più vecchia e il tutto si dimostrò tale. Ma non si era scoperto solo l'attore di Arthur Morgan, ma anche un po' tutti gli attori dei membri della banda Van der Linde in questo prequel. Per quanto riguarda questa news, penso di aver detto tutto e di aver finalmente fatto capire ad alcuni di voi che effettivamente qualcosa si sta muovendo e che non tutte le news sono false. Pochissime sono veritiere e penso proprio che questa sia una prova.
Ovviamente il tutto significa solo che qualcosa si sta muovendo e non che, faccio un esempio, tra qualche giorno potrebbe accadere qualcosa. Certo, come vedremo con le altre news, un po' meno sicure, è un minimo possibile, ma di certo ragazzi questa news dell'attore non ha visto nessuna data di annuncio o qualsiasi altra cosa, giusto per chiarire. Passiamo ora invece, appunto, con delle news che potrebbero suggerire delle date. In questo caso sembrerebbero anche abbastanza credibili per le prove che mostrano, ma voglio ripetere per evitare delle lamentele. Non è detto che il tutto sia vero, anzi, io ve le porto solo per farvi capire quanto possano essere affascinanti come ragionamenti e ripeto, allo stesso tempo sapendo che GTA 6 esiste, perché è evidente ragazzi, insomma stiamo parlando di GTA 6, un capitolo Grand Theft Auto, e che quindi tra non molto, volendolo o no, sapremo qualcosa e questo ragazzi non potete assolutamente negarlo e privarvene. Il tutto può solo che farci pensare. Comunque, in questo caso si parla di date del tour di una band musicale di Vice City, ossia i noti Loveffest, inserite in un poster di Max Payne 3. Ora, anche se questa cosa è effettivamente vera, non ho comunque presente questa cosa, perché ragazzi Max Payne 3 si trova in un universo diverso dove le città non hanno nomi parodia, come in GTA. Quindi mi sembrerebbe strano vedere un poster del genere in Max Payne 3. Nonostante ciò, effettivamente queste date esistono, infatti per non farvi venire troppi dubbi, se andremo sul Rockstar Warehouse, ossia sul sito Rockstar dove comprare magliette, gadgets, comunque queste cose, se cercheremo appunto Loveffest ci troverà direttamente la maglietta dedicata al tour, tra l'altro del 1986, che presenta anche la targhetta di GTA 5. Se andremo ad analizzare le date noteremo questo. La data di Las Venturas, 1 gennaio, non ha un importante valore, dato che in essa, in tutti questi anni, non sono avvenuti dei primi rilasci, ma solo dei porting di alcuni capitoli già usciti in altre piattaforme. Però un qualcosa di interessante è che ben 27 anni fa, in questo giorno, nacque la vecchia sede in Austria, a Vienna, di Rockstar. La data di Liberty City, invece, se cercate anche su internet, vi ricordo, composta da prima il mese e poi il giorno in questo caso, dato che parliamo sempre comunque di America, corrisponderà al 29 aprile, data di rilascio di GTA 4 nel 2008. E appunto Liberty City è anche la città dove si basa quest'ultimo gioco. Poi abbiamo Northampton, 18 maggio. Il 18 maggio, ragazzi, è uscito il primo Red Dead Redemption, ovviamente nel 2010. Alamo City, presente in GTA 5, 17 settembre. Proprio in questa data, indovinate un po', è uscito GTA 5, nel 2013. San Fierro, 26 ottobre. Che cosa è uscito il 26 ottobre? Esatto, Red Dead Redemption 2, nel 2018. Quindi ragazzi, avete visto tutte queste coincidenze che addirittura risalgono a tanti anni fa, 7-8 anni fa? È impressionante come già si conosceva il futuro Rockstar, quando ad esempio di Red Dead Redemption 2 ancora non si sapeva nulla. Ecco perché ora andremo a vedere la prossima data. L'ultima data è Vice City. Casualità? In questo caso la data è 29 ottobre, che potrebbe appunto essere il giorno di uscita di GTA 6, anche perché se volessero pubblicarlo per i 20 anni di GTA Vice City, nel 2022, questo è proprio il giorno in cui uscì. E se si vuole andare a scaletta in questo tour per la pubblicazione dei titoli della grande R, tutto ciò avrebbe senso. Ovviamente per quanto riguarda l'anno ancora non si sa nulla, nonostante io creda che esca comunque nel 2022. Però, dopo anni e anni, è risbucato un vecchissimo ragionamento, secondo il quale, dato che in GTA 5 all'aeroporto ci sono tre porte, una con scritta 2013, anno di uscita di GTA 5 per PS3 e Xbox 360, una con scritto 2014, anno di uscita di GTA 5 per le attuali console, e appunto 2021, anno di uscita di GTA 6, io personalmente credo che sia presto, quindi non ci farei molto affidamento. Nonostante ciò, se vi ricordate gli aeroporti di GTA durante tutta la storia, in passato hanno svelato molte verità, come quelle dei famosi cartelli pubblicitari dei voli, dove diciamo si spoilerava quella che poi sarebbe stata la location del prossimo capitolo. Ad esempio è successo con lo stesso GTA 4 per quanto riguarda GTA 5 e Los Santos. Addirittura se vi ricordate, mamma mia che ricordi, in una giostra di GTA 4 era presente lo sfondo di un frame del primo trailer di GTA 5. Vi rendete conto? GTA 4 è uscito nel 2008 e GTA 5 nel 2013.
per farvi capire insomma quanto già sappia tutto la nostra R stellata. A favore del 2021 ci sono anche altri ragionamenti. Red Dead Redemption 1 uscì nel 2010, il secondo capitolo nel 2018, quindi 8 anni di differenza. Potrebbero effettivamente essercene anche 8 per quanto riguarda GTA 5 e GTA 6. Il collegamento tra la saga Red Dead Redemption e GTA 6 non finisce qui. Infatti il primo capitolo della saga Western uscì 3 anni prima di GTA 5. E questa cosa magari potrebbe anche riaccadere se GTA 6 uscisse nel 2021. Infatti in questo caso Red Dead Redemption 2 vedrebbe l'uscita 3 anni prima di GTA 6. Insomma, ci sono fattori positivi sia per il 2022 che per il 2021, ma comunque io mi ritengo più certo per il 2022. Ragazzi, siamo alla conclusione del video, ovviamente le news uno le prende come vuole, anche se per alcune io personalmente non aggiungerei altro. Se vi starete chiedendo della data di annuncio, vi posso dire che praticamente tutti i titoli Rockstar tranne GTA 3 sono stati annunciati di martedì, quindi io direi che come giorno della settimana possiamo prenderlo molto in considerazione. Ora si parla del 31 marzo, dato che è martedì, e dato anche che di questo fatidico mese di marzo se ne è parlato molto. Addirittura quel famoso leaker ci si era fissato con questo mese. Nonostante ciò, io vi consiglio di non prenderlo molto in considerazione. Tranquilli che tanto prima o poi la sorpresa arriva, considerando anche che su YouTube Rockstar Games ha dei video privati, come dissi in un video precedente, che farà uscire. Considerando che deve essere rilasciato anche un update su Red Dead Online e in estate uno per GTA Online. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente sempre con educazione, vi consiglio di iscrivervi al canale se non volete perdervi nessuna news importante sull'intero universo di Rockstar e di seguirmi ovviamente anche su Instagram, dove potete trovare contenuti extra tramite stories e post e dove allo stesso tempo potrete interagire con me. Mettetevi da parte il mio sito web ufficiale perché una volta aggiornate le grafiche, che ho ancora quelle vecchie, Pronto Tutto vi sfornerà news in tempo reale. Vi ringrazio come sempre del grande supporto che sto ricevendo e noi ci sentiamo con il prossimo video news.